Dorian. Dorian, sveglia. Sveglia, coraggio. Coraggio, su. Ti trovi nel mio studio. Ti ho trovato qui per terra, svenuto davanti al vialetto. Cosa? Diamine, Dorian, sei un treno. Devo pensare. Che faccio? Mentre eri svenuto, mi sono preso la libertà di prelevarti un po' di sangue e analizzarlo. E il risultato non mi piace per niente. Mi gira la testa. Mi sorprende che sia solo quello. Cerca di riposare adesso. Io intanto vedrò di consultare tutte le fonti che posso. Chiudi gli occhi. Coraggio. Mi misi a cercare una qualche soluzione. I giorni passavano, sapevo che non potevo fare molto, ma gli diedi una speranza. E il peggio arrivò non appena scoprì cosa stava succedendo al povero Dorian. Dorian, mi rincresce molto dirtelo, ma gli antidolorifici non stanno facendo effetto. Si tratta di colera, Dorian. Mi sono informato, ho letto di casi di gente che si trova nelle tue stesse condizioni. Ma è solo temporanea, vero? Voglio dire, si può curare. Purtroppo no. Si può solo alleviare il dolore. Cosa? Ma stai... No! No, non è quello, no. Dorian, non sono in grado. Deve esserci un altro modo. Non sono in grado, d'accordo? Sono anni che i medici si dannano per cercare una cura che non esiste ancora. Dovrà passare come minimo un decennio. Decennio? Non ti sforzare. Non ti sforzare. Quanto tempo mi rimane ancora? Non lo so. Qualche settimana. Capito. Senti, io... Fuori da casa mia. Voglio restare solo. Capisco che adesso tu sia sconvolto. Voglio rimanere solo. Non ti fa bene restare da solo. Vattene! Come vuoi. Sai questo che desideri? Ho detto voi!